Buongiorno a tutti, è davvero bellissimo vedervi in così tanti per l'inaugurazione del progetto in nome del nostro compagno Niccolò. Volevo raccontarvi un po' di questo progetto, di come è nato, quando è nato e perché è nato come un gazebo all'esterno. Nacque 2 anni fa dopo l'accaduto, quando in classe con i compagni ragionavamo insieme al nostro professore di informatica su come ricordare una persona tanto vicina a noi. Decidemmo che avremmo dovuto fare qualcosa di unico, di non ritrovabile. E così nacque l'idea di questo gazebo, dopo la raccolta fondi fatta a scuola, di questo gazebo all'esterno che funge da aula dove fare le lezioni durante le belle giornate. Magari qualcuno si può chiedere come mai all'esterno questo gazebo? E la nostra risposta come classe è all'esterno proprio perché ci ricorda la solarità di quella persona. Secondo me è importantissimo ricordare la collaborazione che c'è stata tra noi studenti insieme allo staff scolastico perché ha mantenuto vivo il ricordo del nostro compagno. È importantissimo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta fondi, perciò gli studenti, i professori, l'azienda Powersoft della mamma Simona, il comune di Borgo San Lorenzo e il sindaco. Vogliamo tanto ringraziare anche i presidi, la preside Marta Paoli e Filippo Gerolmino che ci hanno dato l'autorizzazione di realizzare questo bellissimo luogo all'interno della nostra scuola. Vogliamo ringraziare i ragazzi del Geometra insieme al professor Rossi che si sono occupati della parte tecnica di questo progetto e voglio marcare il fatto che è veramente bellissimo, è una cosa unica, ragazzi. Non c'è una cosa uguale a questa in tutta Italia, perciò secondo me è veramente molto importante. E anche i fiori, l'allestimento floreale realizzato dai ragazzi di Agraria insieme alla professoressa Bernabei. Il contributo più grande per la realizzazione penso sia stato dato dai tecnici della scuola, senza i quali non sarebbe stato possibile realizzarlo. Il ringraziamento più forte però va alla mamma e alla famiglia, che ha creduto tantissimo in noi e nel progetto da noi realizzato. Siamo certi che vedendoci dall'alto lui stia sorridendo ancora ed è giusto così ricordarlo. Questa è una lettera che abbiamo scritto in classe con appunto la quinta G. Caro Nicco, oggi è un giorno importante perché finalmente siamo riusciti a renderti omaggio con la costruzione del gazebo in tua memoria. Grazie all'importante aiuto della Quinta LM e la collaborazione dei professori che si sono resi disponibili per aiutarci in questo grande progetto. A distanza di 2 anni non ti abbiamo dimenticato e mai lo faremo. Negli anni passati insieme tu ci hai fatto crescere, ci hai insegnato ad apprezzare anche il più strano umorismo, il tuo. Ci hai insegnato cosa significa essere amici, nonostante le grandi differenze tra tutti noi. Ci hai insegnato il gioco di squadra con le grandi partite a briscola alle quali non abbiamo mai smesso di giocare. Anche nei giorni più brutti il tuo sorriso non mancava mai. Potevi alzarti con il piede sbagliato, avere una giornata no, ma mai ti sei fatto buttare giù. Ancora oggi possiamo sentire la tua risata che riusciva a contagiare tutti noi e con la personalità stravagante e sincera riuscivi a renderci uniti. Alleggerivi le giornate con i tuoi modi di fare e le tue immancabili battute. Nella diversità delle persone ci sono sempre lati positivi. Ad essere sinceri ne abbiamo trovati tanti in te. Sfaccettature della persona che eri che non dimenticheremo con l'andare del tempo. Teniamo a dirti che eri una persona a cui era impossibile non voler bene perché vedevi il lato positivo in tutto quello che ci circondava. Nel tempo passato in tua compagnia ci siamo divertiti tanto, ci hai fatto cambiare in meglio e ci hai reso persone migliori. Ti ringraziamo ancora per tutto, per ogni singola cosa. Ti chiediamo di cuore di non abbandonarci mai, perché sappiamo che volevi bene a tutti noi. Proteggici, amaci e continua a starci vicino da lassù. Per te continueremo a farci forza, nonostante la tua mancanza, e ti porteremo per sempre nei nostri cuori. Un compagno, un amico ed un angelo. Un abbraccio da tutti noi, la tua classe. Allora,
Giordano, che rappresenta la classe dei geometra, voleva dire due parole. Buongiorno a tutti e benvenuti. Credo non ci sia molto da aggiungere, le parole sono già state dette. Io rappresento la quinta LM, che è la classe che ha ricevuto l'incarico da parte della classe di Niccolò. Credo che, oltre a un'esperienza didattica molto importante, perché essendo geometri ci ha permesso di progettarlo e di costruirlo, mentre altri ragazzi si occupavano della parte economica, delle ordinazioni, credo che sia giusto sottolineare che soprattutto è stato un onore avere questa opportunità e questa responsabilità di contribuire al ricordo di Niccolò. È stata bellissima la collaborazione, l'unione, l'impegno che ha permesso che venisse costruito questo gazebo. Anch'io ci tenevo a ringraziare tutti i professori nostri e i loro professori e i tecnici che ci hanno dato una mano preziosissima, e sono d'accordo nel dire che senza di loro non sarebbe stato possibile. Quello che noi speriamo è che le generazioni future di questa scuola lo cureranno, e perché possa essere sempre bello come stamattina. Grazie. Buongiorno a tutti, davvero dopo la lettera e le parole dei ragazzi davvero c'è poco da aggiungere. Io una cosa però la voglio dire, un grazie profondo, un grazie di cuore come amministrazione, perché da un evento drammatico siete riusciti davvero a donare alla comunità un qualcosa che resterà. Quindi un grazie alla famiglia, un grazie ai ragazzi, un grazie alla scuola. Noi come comune abbiamo ovviamente subito aderito a questa raccolta fondi, ma oggi poter vedere i frutti di tutto questo e sapere che, insomma, ricordare un po' come incontrarci, quindi oggi ricordare Niccolò e soprattutto donare alla scuola, ai ragazzi, questo bellissimo gazebo, vuol dire incontrare Niccolò ogni volta che questo gazebo sarà vissuto. Quindi davvero non mi sento di aggiungere altro se non un grazie di cuore alla famiglia, ai ragazzi, ai professori, a tutti voi che oggi avete reso possibile questa bellissima giornata, dando un grande segnale alla nostra comunità, che è quello che anche da un evento spiacevole può partire un messaggio importante di solidarietà e di unità. Quindi grazie davvero, e grazie a Niccolò che dall'assù ci sta guardando e sicuramente sorriderà come sempre faceva. Grazie. Allora, sono molto emozionata perché, diciamo, quando ci si trova davanti a questi tipi di eventi, noi familiari, diciamo, l'emozione viene poi risollevata, rimossa. Comunque io volevo ringraziare tutti perché avete avuto un'idea meravigliosa, e credo che in nessun istituto scolastico ci sia una costruzione del genere, per cui un grande grazie a tutti quanti. E volevo aggiungere, da mamma, da genitore, da nome anche di tutta la famiglia di Niccolò, che fare del bene ci fa star bene, ed è la più grande forma di rispetto che possiamo avere nei confronti dei nostri figli. Grazie. Io finirei l'evento appunto tagliando il nastro, che è viola, un colore non a caso, colore scelto proprio perché ci ricorda il nostro compagno. Simona, viene a tagliare il nastro? Sì. Tieni di qua, perché se non si taglia. Di qua? Sì. Tieni. Grazie mille a tutti, è stato davvero un piacere, è stato bellissimo e molto emozionante per tutti noi. L'inaugurazione è finita, io spero che le classi future sfrutteranno questo gazebo, perché purtroppo noi, essendo in quinta,
non avremo grandi possibilità. Ricordatevi il significato vero di questo gazebo e soprattutto il rispetto da dare a questo gazebo. Buongiorno ragazzi, tutti. Vi ringrazio per essere tutti qui. Siete molto forti. Vi ringrazio sempre di tutto, tutto aver partecipato a questa cosa. Grazie al sindaco, a tutti quanti. Grazie ai presidi, a tutti gli amici. Ciao, ciao. Buongiorno a tutti. Vorrei chiudere questo incontro semplicemente dicendo che io è poco che sono qui, quindi non ero presente quando è successo il tragico evento di Niccolò e neanche quando sono iniziati i lavori di costruzione. Però posso testimoniare il grande impegno che in quest'anno scolastico, quando ero presente, i ragazzi hanno messo nella costruzione del gazebo. E per questo motivo, diciamo, proprio perché loro hanno voluto portare a termine l'opera, i lavori si sono un po' allungati e di questo chiedo scusa anche alla famiglia, perché sono passati 2 anni. Però ecco, l'impegno che loro si erano presi con la famiglia e l'impegno per onorare la memoria del loro compagno ha richiesto questi tempi. Credo, vorrei appunto però ringraziare la famiglia anche per la pazienza che ha avuto e anche per l'impegno economico che ha messo insieme all'amministrazione comunale per la creazione di quest'opera che voi vedete, fra l'altro è anche molto, molto bella e che resterà a testimonianza dell'affetto e dell'amicizia che questi ragazzi hanno e hanno avuto nei confronti del loro compagno. Buongiorno a tutti.